Sonda Art è in trasferta. Sigla. Sonda Art. Oggi siamo al Disco d'Oro con Achille Franceschi. Ciao Achille. Ciao. 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 Allora, siamo in un negozio storico di Bologna, ok? Però vorrei capire una cosa. Come si inizia a lavorare in un negozio di dischi? Io ero cliente del Disco d'Oro. Ah, ok. Lavoravo in un negozio di arredamento per la casa. Uh-huh. Facevo fattorino. Ogni okay. giorno stavo in negozio, il pomeriggio spesso consegnavo merce, loro vendevano soprattutto tappeti, delle cose che magari erano anche scomode da portare via dal cliente, e io col furgoncino me ne occupavo. Okay. Ogni tanto, quando ero fuori pomeriggio, sgattaiolavo okay. al Disco d'Oro in via Marconi, okay. nella vecchia sede, e un giorno, io poi sono anche timido, allora ancora di più, avevo 20 anni, e ero anche timido e non so neanche come mi è venuta la frase. Sarebbe un sogno lavorare qua al Disco d'Oro. E Tiziano, che allora era, gestiva il negozio, mi dice: guarda che ci stiamo allargando, probabilmente fra un anno ci trasferiamo, abbiamo bisogno di una persona. Se vuoi posso parlare di te, perché lui mi conosceva come cliente, come cliente, cioè, sapeva certo, che comunque certo. io cominciavo a masticarne di punk, di new wave, di quella okay. scena che stava crescendo all'inizio degli anni Ottanta. E quindi ne parlò e loro dissero che erano disposti a... mi chiesero se conoscevo qualcuno che poteva garantire per me, eccetera. Io mi dissi che non conoscevo nessuno in particolare, seguivo le radio private bolognesi, okay. e in particolare anche i programmi, i primi programmi che faceva Red Ronnie sulle TV, adesso non mi ricordo neanche dove trasmetteva. Faceva un programma molto carino dove lui era a sedere per terra con tutti i giri. Sì, è vero, mi ricordo. E proponeva le cose che nessuno conosceva, che nessuno aveva, insomma, in anteprima. Quindi adesso non so se lo, non mi ricordo se lo contattarono veramente o comunque si fidarono del fatto che io comunque un po' ne sapevo. E mi chiesero di provare. Iniziare, ok. Io il giorno dopo mi sono licenziato senza preavviso perché loro ne avevano bisogno. Io, l'idea di perdere del tempo, che magari qualcun altro si presentava al mio posto, e quindi il giorno dopo ho persi l'allora... quella mini liquidazione, perché avevo appena smesso, avevo appena ricominciato lì dopo i militari, e quindi sono anche persi tanto, però insomma, vabbè, in essenziale mi dispiace anche dirlo così, sì, all'improvviso, giorno, all'improvviso non era una figura che il negozio non poteva andare avanti, però, vabbè, però insomma, certo. se avessi potuto l'avrei evitato, però era un'occasione che non volevo lasciare scappare. E quindi ho iniziato. All'inizio è stata durissima, perché per quanto io ne sapevo, cioè non ne sapevo tanto, però per quanto pensavo di saperne, lì in negozio, sai, non è che, parliamo del 1981. Ok. E gennaio dell'81, secondo me, io ho cominciato. E non c'era internet, non certo. c'erano riviste musicali, se non delle fanzine che cominciavano a uscire. Forse c'era Rockstar come rivista, però non è che trattasse le cose che cominciava invece a trattare il negozio, il Disco d'Oro. Di conseguenza tutto quello che pensavo di sapere era nulla in confronto a tutto quello che arrivava, tutti i 45 giri, centinaia di gruppi sconosciuti che arrivavano ogni settimana, e quindi all'inizio non è stato semplice. Poi di punto in bianco mi sono ritrovato con Venturoli e l'allora Nannucci, una delle famiglie dei Nannucci, la Carla Nannucci, che era proprietaria con Federico Venturoli del negozio. Mi ritrovai da solo praticamente il negozio. Tiziano lasciò Bologna, siamo andati via da Bologna.
e che era quello che gestiva il negozio, insomma. Quindi io mi sono ritrovato tenutario della verità del disco d'oro. E di conseguenza con Venturoli e la Carla e Nannucci che mi davano una mano, però insomma dovevo fare o crollavo e gliela davo su, oppure c'era colpo di coda e lì invece ho cominciato a ingranare. Okay. Piano piano ho cominciato a ingranare. Alla fine dell'anno, credo più o meno, sì, dopo un anno è arrivato Mortimer, uh-huh. che anche lui faceva militare, quindi è finito il militare, arrivò anche Mortimer, Franco Mancaferri, e da lì è cominciato la storia. E da lì sei ancora qui? E da lì sono ancora giusto? Qui, dopo 43 anni. Dopo 43 anni, okay. Ma ecco, adesso hai raccontato appunto i tuoi inizi, ma in quegli anni le cose piacevoli quali erano per te dentro il disco d'oro? Detto che io non l'ho, cioè non ho mai, non ho mai, non mi sono mai, non so come dire, io sarei stato a Disco d'Oro come cliente, cioè okay. quindi io non ho mai vissuto come un vero e proprio lavoro. Ok. E quindi tutto quello che da aprire i dischi, i pacchi di dischi quando arrivavano ogni settimana, dall'ascoltare in anteprima perché appunto non c'era internet, quindi certo. non c'era la possibilità di ascoltare se non qualcosa che passavano le radio private, mm-hmm. ma poco niente. E quindi c'era veramente il piacere, la gioia di vivere quotidianamente questa fase musicale nella quale io c'ero assolutamente dentro, prima ancora come cliente, come appassionato certo. e poi anche come venditore. Certo. Però se ti devo dire, sì, il piacere era quello. Era quello. Cioè, era quello. Fare il lavoro che ti saresti voluto. La tua passione era diventato sì, il tuo lavoro. Esatto. Pratica. Ok. Quindi il piacere era quello. Certo, cioè, certo. Sbarate sfaccettature che una cosa del genere ti può dare. Chiaro. Poi in quegli anni lì è chiaro che il piacere era anche vedere tutta la scena artistica che c'era intorno grazie al DAMS. Arrivavano in quegli anni lì, arrivava veramente da tutta Italia il gotha, i giovani che mm-hmm. avevano veramente qualcosa da dire, certo. in qualsiasi campo dell'arte, dal cinema al teatro, ai fumetti, al comics, alla musica. Certo. E quindi ogni giorno c'era qualche persona, un personaggio famoso che entrava in negozio. Però sicuramente quello che un po' mi è dispiaciuto negli anni è che io, proprio perché l'ho vissuta quotidianamente con il piacere e con la fortuna e con la consapevolezza che ero dentro a una realtà importante, sì. non solo per Bologna, in quegli anni era un negozio effettivamente che per le cose che trattava è stato tra i primi a trattare la musica punk, 45 giri, la nuova importazione, si cercava di avere, non so, il disco di importazione inglese o americana, dei Talking Heads piuttosto che dei Genesis, che magari non altri negozi non classici a Bologna non avevano, perché si accontentavano dell'edizione italiana. Quindi ecco, la cosa che mi è sempre dispiaciuta negli anni è che vivendola così, mm-hmm. molto serenamente, molto così, non ho uno storico di quello che è stato, non mi sono reso conto dell'importanza che mi permetto di dire per quello, perché me l'hanno poi detto e raccontato tanti, okay. capito? Non perché me lo sono inventato io, però l'importanza che ha avuto soprattutto negli anni Ottanta il negozio, okay. quindi mi è dispiaciuto, non so, adesso sono passati in questi anni diverse realtà, diverse associazioni, diverse cose che volevano scrivere qualcosa o mm-hmm. avere qualcosa di tangibile di quegli anni per parlare di Bologna, della cultura, io mi sono reso conto che non avevo una foto del disco d'oro mia o del negozio stesso di via Marconi e anche in giro quando provai a chiedere
mi ricordo che abbiamo fatto fatica, perché magari qualcuno l'avrà fatta sicuramente, sì, 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 però non è come adesso. Adesso non c'è giorno, vabbè, adesso, che fuori passa qualcuno e fa la foto col cellulare del disco d'oro. Però è chiaro che insomma, allora si viveva il momento, non si viveva il momento. E non avevi il cellulare lì per fare la foto, e entrava il personaggio, non è che andavi a casa o mi tenevo in negozio una macchina fotografica per immortalare il momento. Capito? Quindi ecco, quello lì un po' mi è dispiaciuto, non avere, a differenza non so della mia carriera tra virgolette, non mi sono mai preso seriamente anche su quello lì, però del DJ, come serate, come eventi, come concerti, che ci sono stati soprattutto all'Alef a Gabice, dove ho lavorato per 4-5 anni, lì ho raccolto del materiale. Okay. Però del disco d'oro veramente no. Niente. Ma era vero? C'è questa leggenda che partivate per Londra ad andare a prendere i dischi, è una cosa vera? Beh, oppure allora, no? No, è vero. Penso che Tiziano, negozio è aperto nel 76, sono arrivato nell'81. In quegli anni lì, cioè precedenti al tuo arrivo, sono sempre andato solo tra virgolette a Londra, ma ci sono andato spesso. Ci andavo 3-4 volte all'anno, se non i primi anni, forse anche di più. A New York non sono mai stato, però vorrei sbagliarmi, ma credo che sono andati anche a New York prima di me a comprare dei dischi, sì, a documentare anche un po' quello che era la scena underground di una città così importante come New York. Però sì, noi andavamo perché sì, c'era una realtà nazionale e c'era già qualche distributore, ma eravamo ancora agli inizi, okay, per quello che riguardava la ricerca e la distribuzione a livello internazionale. E poi appunto non c'era internet, le riviste erano poche. E se volevi certi dischi dovevi andare sul posto, certo, cioè su quello quindi, che era. Quindi diciamo che negli anni importante, lavorare anche la New Wave, ecco. Lavorare in un negozio di dischi è diventato più semplice da un certo punto di vista. Sicuramente. La globalizzazione ha messo nelle condizioni un po' tutti di accedere a determinati. Un attento ha avuto negli anni sicuramente con l'avvento di internet e della globalizzazione, ha avuto la possibilità sicuramente più facilmente di documentarsi, di conseguenza anche di regolarsi, di sapere dove acquistare i dischi. Sicuramente quello è stato agevolato. Certo. Poi è chiaro che ci devi mettere per tuo. Ovviamente, perché sennò è chiaro. Infatti, cioè, allora, il negozio esiste da 43 anni, è aperto da 43 anni. No, il negozio è aperto dal 76, quindi 48. 48 anni. 76, 24, 48. 48 anni. Ok. Io sono da 43. Tu sei da 43, quindi siete sopravvissuti al disco d'oro e sopravvissuto a mille crisi del mercato discografico, sì, soprattutto, no? Soprattutto quando il vinile ha cominciato a non essere più, non essere più importante. All'inizio il boom del CD ha in qualche modo pareggiato, però negli anni 90, quando il vinile ha cominciato veramente a diminuire a livello di produzione, un negozio come questo, che si era sempre orientato come generi, ma anche come immagine, come editing, insomma, sul vinile, chiaro che è stato un periodo un po' più difficile. Non di crisi, la crisi noi non l'abbiamo mai avuta, però sicuramente c'era anche più concorrenza, proprio per l'avvento di internet, c'erano molti più negozi, trattare delle cose esclusive non era così più scontato, perché appunto non era più esclusivo. Esatto. Quindi diciamo che negli anni 90 forse è stato l'anno dove sicuramente per competitività, per tutta una serie di cose, per il vinile che calava, al quale noi invece eravamo molto affezionati, è stato forse il periodo meno stimolante, diciamo così, meno effervescente. Ok. Però avete tenuto botta. Sì, perché comunque il negozio ha sempre cercato di
seguire da un lato il mainstream, con le scene musicali che cambiavano, soprattutto con la musica elettronica. Io nasco col prog inglese, Genesis, la Mission Legion Palmer, King Crimson, poi ho sposato la scena punk, la New Wave, però sul mio animo, io comunque ho musicalmente la musica elettronica mi ha sempre appassionato, quindi sono stato un amante dei Kraftwerk, Brian Eno, di tutta la scena, comunque le Tangerine Dream, Klaus Schulze, e quindi l'avvento della musica elettronica in ambito dance, quindi con l'avvento della techno, dell'house, poi dopo col trip hop, il drum and bass, sempre stata una cosa che mi è stata abbastanza naturale. E quindi il negozio da un lato ha mantenuto quella parte di rock, indie rock, new wave, punk, che la contraddistingueva già dagli anni 70, dagli anni 80, però ci siamo evoluti, non ci siamo fermati a quel mondo lì, a quella scena nonostante ci fosse uno poteva anche farlo, però il negozio anche agli inizi, mi ricordo che trattavamo la musica reggae nei primi anni 80, che era comunque collegato a un po' una scena anche punk, skin, con lo ska, reggae, cioè abbiamo sempre cercato l'hip hop, io l'ho seguita dagli inizi, e quindi abbiamo sempre cercato di avere un po' tutti i generi, cercando di trovare le parti più elitarie, le parti più interessanti, anche più innovative della scena. Ecco, quindi col tempo, col ritorno del vinile, abbiamo cominciato a trattare anche massivamente anche la musica jazz, che invece era forse un genere che trattavamo quasi per nulla, negli anni 90 e così. E quindi praticamente sì, tutta questa scena qua, tutta l'evoluzione del negozio è stata anche in funzione dei cambiamenti. Di come è cambiato il mercato musicale, la richiesta da parte abbiamo sempre cercato di trattare tutte queste scene, e devo dire che anche questa cosa qua l'ho fatta senza troppa fatica. Certo, spontaneo, naturale. Cioè, tutto questo percorso veramente per me è stato un impegno, una responsabilità, soprattutto poi dalla fine degli anni 90, al 99, dove ho rilevato delle quote del negozio, e quindi sono diventato anche proprietario dal 99. Però sì, devo dire che probabilmente questa passione per la musica, questa anche facilità di approccio, di intuire le cose che cambiavano, cosa cambiava, dove puntare di più, dove puntare di meno. Io non ho studiato, cioè mi è venuto veramente naturale. Cioè ho seguito. E quindi devo dire che io qua di fatiche ne ho fatta poca. Sinceramente. Molto sinceramente. Molto sinceramente. Devo dire che sono stato molto fortunato. Molto fortunato, perché tutto quello che è successo a volte non so neanche come spiegare. Come? Tutta questa manna che mi è scesa dal cielo, chiaramente tutto un insieme di cose. Come questo, al di là delle persone che ci possono mettere, come probabilmente qualcosa ci ho messo anch'io, è chiaro che se fosse in un'altra città avrebbe fatto fatica, perché Bologna secondo me non ci sono. Infatti è una domanda che ti volevo fare questa. Adesso da anni sento clienti di Milano, clienti di Roma, clienti di Firenze, anche di città importanti con un potenziale così, che magari dicono che un negozio così loro non ce l'hanno, ma lo confermano poi anche i distributori, anche gli addetti ai lavori, perché Bologna, al di là della misura della città, ha un'anima rock, ha un'anima proprio anche culturale, ha una storia anche di sofferenze, assolutamente, abbiamo passate tante, che secondo me l'università, il DAMS fondamentale, chiaro. Alla base di tutto quello che è successo negli anni 80,
tutte le persone che sono passate da lì. Però ecco, già nascere e vivere e abitare e avere un negozio come a Bologna è già una partenza che, Ti parti già con, esatto, un favorisce un po', esatto. Ci ha favorito sicuramente. Quando è arrivato il CD, tu cosa hai pensato? Ma un po' mi è dispiaciuto. Ah, ecco. Oh. Un po' mi è dispiaciuto perché così non mi piaceva e non mi è mai piaciuto più di tanto. Insomma, ecco. Poi anch'io mi rendo conto che è comodo, che per certi generi, anche musicalmente, ha un suono piacevole, insomma, ha i suoi pro, assolutamente. Però è chiaro che, insomma, è un oggetto un po' freddino. Per noi, per la mia generazione, per quello che è stato il percorso del negozio, non l'ho visto come il diavolo, però sicuramente ho intuito che il vinile, non dico che avesse i giorni contati, perché di fatto non li ha avuti, però sicuramente avrebbe subito, parallelamente alla crescita del vinile, cioè inversamente proporzionale alla crescita del CD, problema legato al vinile che sarebbe calato sicuramente. E questo ritorno del vinile come te lo spieghi tu? Il ritorno del vinile anche qui non riesco a spiegarmelo, se non che generazionalmente cioè c'è un percorso, c'è un ritorno, ci sono tante cose che con cicli, a seconda dei casi, che possono essere di 5, 10, 15, 20 anni, ci sono dei ritorni. Secondo me il vinile è ritornato perché il CD cominciava a calare, di fatto, perché c'era questa crescita esponenziale del digitale, dello scarico anche e soprattutto illegale. Fondamentalmente il CD effettivamente diventava veramente un prodotto fisico, non dico inutile, no, però, no, però sicuramente aveva una concorrenza anche sleale che ha portato il CD a calare molto, più o meno una quindicina d'anni fa, quando poi piano piano il vinile è cominciato a ritornare. E di conseguenza, secondo me, all'inizio ha raccolto la generazione, la mia generazione, che è ritornata nei negozi a comprare il vinile, che magari molti avevano anche abbandonato, perché magari anche il CD si accontentavano appunto di masterizzare, di digitare i brani. E poi piano piano la cosa che mi ha fatto molto piacere è che probabilmente è stato quello che ha fatto rinascere veramente il vinile, è che hanno cominciato a entrare nei negozi ragazzi di 16, 18, 20 anni che ormai non entravano più nei negozi di dischi, nel mio sicuramente, ma da quello che ricordo anche negli altri, anche negli altri, perché era quella generazione, computer, internet, digitale, scarico e basta. Ricordo di amici che avevano dei figli allora 14enni, 15enni, gli regalavano un CD, dicevano no, CD, regalami un paio di scarpe, regalami un jeans, ma il CD tanto lo scarico a gratis, sì, non mi interessa. E quindi secondo me in quel calo lì il vinile ha trovato lo spazio e anche un senso a rinascere, a ritornare. Perché comunque ha cominciato dopo un paio d'anni ad attecchire anche alle nuove generazioni che, dovendo cominciare una loro collezione privata, potendo scegliere tra il CD e dal vinile, e ovviamente sceglievano il vinile. Cioè proprio quello che aveva già un impianto, il CD, ha fatto più fatica. Però quelle generazioni che partivano proprio da zero, potendo scegliere, hanno cominciato a scegliere il vinile. Quindi mi confermi che la clientela del negozio oggi è composta anche da molti giovani? Sì, assolutamente, assolutamente.
Devo dire che anche quel bonus cultura. Ah, ok. Che fino a poco fa c'ero, c'è ancora. Sì. No, allora, quest'anno è stato ridotto, è stato limitato a una fascia più esigua di ragazzi, di giovani che possono averlo. Ok, ok. Però quella ha avuto sicuramente un impatto importante, perché diciottenni che ovviamente non hanno un potenziale d'acquisto importante, l'hanno usato. Lì avevano 500 euro ed è stata una cosa che, una delle poche cose fatte da uno, che non nomino neanche, e che ci è stato un po' anche invidiato all'estero, perché anche in Inghilterra, in Francia, degli amici ho conosciuto, parlando di questa cosa, loro non ce l'hanno, non ci credevano, hanno altre mille agevolazioni, per l'amor di Dio, però sicuramente non avevano questa, e che sicuramente è servita anche appunto a questi diciottenni che cominciavano, che si avvicinavano, grazie a quello crearsi una prima collezione, poi da cosa tira cosa, insomma, cominci ad avere la tua piccola collezione, ed è un modo, uno stimolo per proseguire, per andare avanti. E secondo te quali sono le caratteristiche che deve avere un buon proprietario di un negozio di dischi? Allora, non so, devo dire che anche immagino pazienza con la clientela, perché avere a che fare con la clientela non è mai semplice. Okay. E devo dire che, non so, il negozio, per come è fatto, per quello che trattiamo, devo dire che noi raramente ci siamo scontrati con persone maleducate o persone così. Poi ogni tanto io non amo, nel bene e nel male, andare su internet o leggere commenti, però ogni tanto leggo di clienti che vengono in negozio e che mi dicono, mi prendo la responsabilità, non sono solo io, però che siamo maleducati, scortesi, prendiamo delle critiche anche feroci, però sono, devo dire, stando alle percentuali che leggo, una percentuale veramente molto minima. Okay. Devo dire che per fortuna i commenti al negozio sono quasi tutti positivi. Però dico questo per dire che a volte noi stessi ci proponiamo male al cliente, a volte qualche cliente è veramente fastidioso, ma anche in questo caso per la maggior parte ho quasi una clientela da quel lato lì selezionata, sono tutte persone, c'è un livello proprio… Clienti affezionati al negozio. Sì, da quello che vedo in giro, che sento in giro, che leggo in giro, io non devo dire che anche da questo lato mi ritengo molto fortunato. Quindi insomma, sì, dire che è educato è banale, minimo, perché… Sì. Cioè, devi essere educato nella vita, a prescindere se stai in un negozio di dischi o una cosa così. Certo. Quindi io devo avere la passione. Ecco, adesso dico anche questo, anche è una cosa banale. Sicuramente anche quando i dischi funzionavano, non diventi ricco aprendo un negozio di dischi. Ok. Non fai soldi aprendo un negozio di dischi, se non in rarissime eccezioni, perché i margini sono quelli che sono, e di conseguenza una caratteristica deve essere la passione, perché se non hai la passione, come perlomeno è successo a me, ti viene un po' tutto spontaneo. Esatto, più facile, più spontaneo. Se non hai la passione, se magari documentarti, leggere le riviste, informarti, viaggiare, anche andare in giro, soprattutto all'estero, soprattutto a Londra, per prendere degli spunti, per delle cose. Se non è quello, è più difficile. È più difficile, più difficile. Quindi sicuramente quello. Poi, ripeto, devi avere fortuna, devi essere nel posto giusto, al momento giusto. Cioè, devi avere. Io sono sicuro che tanti negozi hanno chiuso
e non se lo meritavano, perché chi c'era dentro era appassionato, ci credeva, si sbatteva, però la città, il potenziale che aveva quel negozio, la location, non gli ha permesso di crisi, non ti ha permesso di, anche lì, certo. Fatto di fortuna, cioè, un negozio, un disco d'oro, così ha avuto, credo che abbia quest'aurea che lo ha accompagnato e che ci ha un po' aiutato tutti questi anni a essere ancora qua. Certo. Beh, sembra di entrare in un negozio, per me poi perlomeno, sembra di entrare in un negozio un po' inglese quando entri al disco d'oro. Andando spesso a Londra, io diciamo che mi sono identificato, però ho preso degli spunti e ho cercato di imitare quello che era un negozio simbolo di Londra, che tuttora esiste, tuttora è un fiore all'occhiello di Londra, che era Raft Reed. E quindi cercando di trattare un po' tutti i generi, seguendo quella linea lì, diciamo che Rough Trade è stato un po' un negozio mito per me. Ha aperto anche lui nel 76 come disco d'oro. Quindi visate insieme proprio. Visiamo insieme. Okay. E quindi sì, insomma, credo che l'idea che anche per i colori, il rosso che richiama appunto le cabine inglesi, così. E poi chiaro che insomma una parte importantissima è legata a chi ha aperto il negozio e soprattutto a chi c'è stato fino a poco tempo fa, che è Federico Venturoli, che per me è un secondo padre, che insomma, se il disco d'oro è qua ancora oggi è anche il merito suo, è tanto merito suo. Ok. Titolo più venduto nel 2023? Insomma, queste però me le dovevi dire, No, parlo dei disco d'oro in generale, la storia, Sicuramente avrai il titolo più titoli. No, credo un po' perché è uscito forse anche nel finale, però direi Daniela Pess. Interessante questa cosa. Sì, cioè, sì. È particolare, particolare, sì. Il disco non è semplice. È un bellissimo disco, però particolare. Bello. È una cosa un po' particolare. Probabilmente noi l'abbiamo anche tra i più venduti perché quel negozio è quel disco di nicchia che non tutti trattano, e di conseguenza quei pochi che lo trattano, la gente poi è costretta a venire a prendere da noi da pochi altri. Certo. Però sì, direi Daniela Pess sicuramente. Daniela Pess. Quindi i giovani clienti del disco d'oro che musica ascoltano? Più o meno? I giovani vince nettamente l'hip hop, ok. La chiamo hip hop, non la chiamo trap, l'hip hop. Quindi genere quello. Hip hop. Ok. I giovani sì, sicuramente sul genere. Se no, diciamo che le cose che si vendono di più il pubblico è comunque l'indie rock nella sua sfera più aperta, che va dalla new wave, perché tuttora Joy Division, Talking Heads, Cure, si continuano a vendere come si continua a vendere i Pink Floyd, certo. Ogni Natale il disco nel mese di Natale più venduto è regolarmente Dark Side of the Moon, veramente? Pink Floyd, da quando è ritornato sicuramente il vinile, quindi ormai da 15 però, anni, per quanto ne puoi prendere alla fine rimani senza. E quello, al di là della novità del momento, che di solito comunque in dicembre, tra dicembre e gennaio, le novità, titoli importanti non escono, perché è un periodo proprio che è legato appunto alle feste, così l'artista si blocca, escono compilation, escono titoli secondari,
devono uscire un po' prima per essere poi inseriti nella classifica delle, nelle classifiche finali dell'anno, quindi dicembre, gennaio esce raramente poco, quindi si vendono soprattutto, non nel periodo natalizio, dischi di catalogo. Catalogo, certo. E quindi, oltre ai gruppi che ho già citato, però regolarmente, ogni anno, a prescindere da quello che è uscito, quello è, esatto. Dark Side è quello, il è, titolo, quel, è il titolo più quello. Venduto di catalogo nel mese di dicembre. Però. Da anni. Da sempre a questo punto. Da sempre, okay. Sì, ultime due cose, secondo te, fra 10 anni, su quale supporto ascolteremo la musica? Direi che il vinile ci sarà ancora. Okay. Il CD, secondo me, anche per sentito dire, non lo mettono più nel lettore CD nelle auto, nel computer. Ero convinto che avrebbe avuto vita breve. Poi purtroppo il costo dei vinili, mi dispiace dirlo, perché comunque per certi versi anche incredibilmente si continua a vendere, però sta raggiungendo delle cifre un po' importanti diciamo. Eccessive, certo. Okay. Devo dire che, vabbè, sarebbe troppo lunga, okay. Però diciamo che questo elevato costo del vinile ha portato, secondo me, non dico a un ritorno, ma a una stabilità del CD. Perché uno che continua comunque ad aver voglia di comprare il fisico, di non accontentarsi di Spotify, di cose, ma il disco che le piace, preferisce acquistarlo fisicamente in CD o in vinile, anche in cassetta ultimamente, anche la cassetta è vero, è tornata a un minimo di mercato. Il CD, appunto, per uno che comunque ha voglia ancora di comprare il fisico, di acquistare anche magari più di un album alla settimana, okay. O perché lo usa, fa il programmino in radio, ha degli interessi suoi o così, certo. O se lo può permettere, ovviamente, però un investe 50 euro, 100 euro alla settimana per l'acquisto di dischi, con 50 euro ormai non ti compri neanche due album, okay, mentre il CD te ne puoi comprare tre, cioè riesci anche a comprarne tre. Conseguenza, con 100 euro ti compri tre album e di CD te ne compri il doppio, cioè certo. Ormai siamo arrivati quasi quasi al doppio nel prezzo, anche perché poi per contenere i 40 e passa minuti di musica che c'è in un CD, spesso gli album sono tripli, certo. E di conseguenza anche quello ha un costo, e quindi io vedo la gente che preferirebbe comprare il vinile, però ha quella cifra, si compra 3 CD. È vero. Capito? È vero, poi magari il disco importante, la versione colorata, fatta in un certo modo, uno la preferisce. Okay. Però nel complesso io vedo che soprattutto sulle novità, sul catalogo no. Mm-hmm. Sul catalogo io vendo in una settimana un CD di Dark Side of the Moon e 10 LP. Ah, ok. Il livello di catalogo, è quello. Okay. Cioè, il 10% di catalogo a livello di CD, il 90% di catalogo a livello di DOS, Talking Edge, Audio Vision, certo. Questa scena. Sulla novità, siamo forse sulla novità quasi più il CD che il vinile. Ah, però. Perché c'è un proprio, noi abbiamo proprio persone, clienti, amici che ogni settimana fanno un salto al disco d'oro, capito? Quindi sono costantemente qua e di conseguenza alternano, fanno un po' di CD, un po' di LP, però devo dire che per i costi elevati il CD, soprattutto sulla uscita delle novità, riesce ancora a sopravvivere bene. Esatto. Okay. Quindi fra 10 anni, secondo me, il vinile sicuramente. Il CD non lo so. È quello più a rischio di estinzione. Sì, adesso dovendo scegliere,
scommetterei più sul vinile, sul che vinile. Resta piuttosto okay. che sul CD. Ok. Ultima cosa, consiglieresti a un giovane che vuole aprire un negozio di dischi di aprirlo? Come ti ho detto, adesso non è semplice. Ok. Non è semplice, quindi sicuramente non lo spingerei a farlo. Poi, come posso non... Cioè, come puoi dire tu no? Cioè, non posso dire no a uno che ha una passione, che ha voglia di... ha due soldi da investire, ci crede, magari parte con l'usato, parte... Cioè, non dico che è impossibile, dico che sicuramente se vuoi cavalcare una passione, per amor di Dio, io... Fallo. Provaci. Okay. Però adesso sono troppi i negozi che aprono e chiudono, o i negozi che purtroppo alla fine chiudono. Se una passione, ok, ma se vedi il negozio, ma l'avevo detto anche prima, come un lavoro che dove poi, non dico diventare ricco, ma insomma, che ha un senso fare un investimento importante, perché adesso il vinile comunque è anche quello, cioè è un investimento importante, perché per avere un catalogo... Ah sì, certo, hai fermi molti soldi. Investi e certo. Tieni fermo molti soldi, quindi chiaro che per un negozio adesso di CD non ha senso. Quindi uno, è chiaro che se apre un negozio di dischi adesso deve puntare al vinile, o soprattutto al vinile, usato, nuovo. Perciò non mi verrebbe da dire, voi... un investimento sicuro non è questo. Cavalchi la passione, cavalcala, però ecco. Però insomma ci sono i suoi rischi. Sì, adesso sì, adesso okay. Sì, anche perché appunto fra 10 anni chi può dirlo? Esatto, come sarà il mercato, cosa succederà? Certo, okay. Anche quello. Bene, grazie ad Achille, perché per tutti lui è Achille del disco d'oro, giusto? Sì. Sì, oddio, ormai tutti mi chiamano Aki. Sì, no, è vero, tutti perché, dal nome di battaglia che sì, da sempre che ho portato, che esatto. Avevo come DJ, così, però sì, penso che Achille mi chiami ormai solo mia madre. No, veramente? Sì. Allora, ci uniamo alla mamma di Achille. Aki, direi che si può stare per allora, amici e nemici. E nemici, ok. Sì. Quindi, grazie ad Aki del disco d'oro. Ciao.